Questa ricetta magica, ma con quanta precisione. 132. Qua dentro noi ci sciogliamo il lievito, perché questa cosa Carlotta non l'aveva fatta. Little life. Con quale maestria? Con quale precisione sanitaria? La farina. Ciao Sef. Zero. Zero freddo. Sì. Secondo me sì. Honey. Pa 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 pa. Sugar, sugar. Ma fa un buon odore. Sì. Abbiamo ancora aggiunto l'olio, però volevo che si assorbisse, volevo vedere se riuscivo a far assorbire la farina senza aggiungere l'olio. Io di solito le mie focacce le faccio così. La manualità. Non so se sia, cioè nel senso, lo spero. Carlotta! Carlotta, please, dici se è giusto. No, tanto poi dobbiamo impastare con le uvette, perché per ora questo è solo, lo facciamo riposare un po'. Ok, ricetta di cucina botanica approvata. Ufficialmente dire. Wow. Carlotta botanica. Carlotta botanica. Carlotta botanica. Ma mi dispiace che si siano appiattiti, che non siano venuti tondeggianti come l'altra volta. Però è perché sono lievitati molto, molto di più. Oddio. Ciao io. Allora. No? Ci stiamo perdendo. Non sappiamo dov'è Alessandro. Guarda mamma però, se vuoi. Guarda, non è qui. Ah, eccolo. Dove? Dobbiamo spostarci. Uffa. Siamo giù. No, sì. No, perché lo Starbucks giù è giù e so dov'è. Ma non è che ha un piano di sopra. A meno che non abbia un piano di sopra. No, non che... Ah, di là, di là, lo vedo. Vedi là. Sì. Yeah. Ciao, Sara. Bene, tu. Ciao. Bene. Eccolo. Ci sto proprio in live, in diretta. Esatto. Bellissimo. Che bella pappa. Diciamo che ciao Diletta Dan. Ciao. Dove stiamo andando? Alla libreria. Andiamo verso Piazza Navona, che c'è una libreria carina. Ok, ok, bello. Abbiamo appena mangiato in un posto buonino e quindi ora andiamo a fare un giro in una libreria, perché oggi è il tour di cose cozy, secondo sì, me. Sì, sì. Abbiamo comprato del tè. Troppo buono. E anche una tazza. Dopo faremo un unboxing. E niente, quindi mattinata a comprare tè e tazze, poi pranzettino easy e adesso libreria. Che sogno, che vita. Che vita. Cioè veramente. Vedi allora che è fatto bene? Sì. Mi ispira un sacco questo. Vero? Sì. Ma poi la copertina. No. È la versione vecchia? Bella. Io no. Tu hai trovato? Ah, io sì, però no. Io ho trovato, ma non sono convinta. Cioè, più che altro... Non lo so, però Beach Red costava solo 12 euro. My Beach. L'ossessione. Forse bisogna entrare. Ah, da là. Però ci serve il biglietto. Ah, fa anche culo. Se vengono qua, qua si può colare. Però da quando io ho la gaffonza non li tocco più. E quello rosso? Ma lui è stra incazzato. Ciao. No, non ti vuoi salutare proprio. Ciao. Allora, io devo dire, sono responsabile solo di questi due. Dai, ma non dirlo su. Ma mettili dentro, ma tu non nascondere i tuoi averi. È responsabile solo di questi due, ma lei si è comprata una tazza. Questa qua.
Dai, ti prendo anche la mia. Che non è nero. Allora, cosa abbiamo preso? Io ho preso questo tè nero con pesca e rose. Poi, sempre alla pesca, un infuso di frutta. Molto buono. E io invece mi sono andata alla pazza gioia. Cioè, di tutto. Ma poi come... Cioè, questo è un posto a Roma, io vivo a Roma, cioè non avevo la necessità di prenderli tutti. No. Eppure, eccoci qua. Pure. Allora, io ho preso questo, sentite che buon odore, alla marena. Madonna. Che sa, c'è sta tipo di ghiacciolo alla marena. E per i gusti fruttati abbiamo finito qua, già ve lo dico. Perché poi ho preso questo, al cioccolato e cocco. Questo secondo me è buonissimo. È incredibile. Il cioccolato e cocco. Cioè, sembra una cioccolata calda. Vero? Pazzesco. Questo che è un rooibos invece, che quindi non faremo adesso, lo facciamo la sera, che si chiama mezzanotte con cioccolato, caramello e mandorle. Che detto così sembra molto simile a quel cocco, ma è diversissimo perché è super tostato e sa di caffè latte. Tu hai detto che secondo te sa di ginseng. Sa di ginseng. È buonissimo, cioè proprio, cioè a me sa più di caffè latte. Ultimo ma non ultimo, datteri, fichi e sesamo, che si chiama Ten, perché era per i 10 anni dell'apertura del posto che fa questi tè. Incredibile, infatti io veramente, madonna. Questo è questo che sapevo di ginseng però. No, 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 è quello, questo qua sa di strabuono. No, aspetta, te l'avevo detto, sa di... Sa di croccante. No, mi faccio cioccolato e cocco. Sì. Vai. No, sono molto fiera anche della tazza. La tazza è pazzesca, è sono un po' pentita di non aver preso quella con la volpe perché avevamo... È vero, il match la... match. Match match, però forse partiva la denuncia se portavo un'altra tazza a casa, considerato che a Mestre ne ho altre due. Oops. E le devo portare giù. Ah, vuoi, volevi flexare la maglietta? Ma fammi flexare la maglietta. Volevo flexare... Aspetta, aspetta. Vabbè, sì. Diletta questa maglietta. Bellissima. Amazon. Rieccoci. Oh. Again. Ciao a tutti. Allora. Unboxing. Inaspettatamente è arrivato il mio ordine di skincare coreana. Non diciamo il brand perché non ci paga. No, esatto. O lo diciamo così magari ci paga. Stesso. Vabbè, di stai levando. Allora, tutte cose sue. Tutte cose mie, infatti mamma, scusa se guardi questo video non... Abbiamo, la cosa che so già che mi deluderà tantissimo, e voi direte, ma perché l'hai presa? Che è questo? Ok, aspetta, facciamo come le vere. Erano le vere del 2009, però forse non adesso, non serve più. Siamo vecchi. Mi deluderà tantissimo perché purtroppo il giorno dopo che ho ordinato sta cosa ho scoperto che chi è allergico ai crostacei e acari è probabile che sia allergico anche alla bava di lumaca. Oops. Indovinate chi è allergico ai crostacei e agli altri. Però niente. Però bello. Un sì. Bel packaging, posso dire. Un bel packaging, ci farò un patch test. Speriamo di non essere allergica a sta roba. Poi un cleanser. Oddio, questi sono quelli che non so aprire. Lo fai tu, grazie. Te li metto giù perché. Ma vuoi sederti? Sì, forse sì. Vegan. Vegan! Questo è un tonico. Cioè non te li porti via tutti? Eh no. Tu sei una brava persona. È vero che non li posso iniziare a usare tutti. Questo è un tonico che però ho già usato, quindi questo posso usare da subito. Tipo al riso nero. Me lo sì, ho dei pezzi. Ah no, sono bollicine. Io ho dei pezzi. Questo qua di Aru Aru è incredibile. Io lo amo. Cioè lo amavo al tempo e avevo... Non esisteva ancora la versione per... le pelli sensibili, quindi questa che è la versione per le pelli sensibili senza alcol e senza profumi. Top. Mi aspetto delle gran figate. Il micro Laneige. Oddio, bellissimo. Bello questo pack, molto sì. Fancy, clean. Sì. Mi ma questa linea della centella. Creana. Esatto, questa linea della centella secondo me mi piacerà un sacco e ne comprerò altre cose. Ecco. Il mini Laneige. Che è veramente mini. Infatti me lo aspettavo, cioè sapevo che era... Tipo 3 grammi. Cioè, è quanto una mia falange. Sì. Falange. 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 Però, non so, raga, non ho avuto un momento. È buono? Boh. Non so se sei tu che sai di questo o è quello. Infatti sono... Vabbè. No, sei tu. Ah. Che sai di biscotto, tipo. È il mio odore naturale. Lo scopriremo, raga, se è una roba che ne vale o meno. Secondo me no. Perché secondo me? Secondo me non vale un cazzo. Ma costava tipo, cioè questa versione microscopica, campioncino praticamente, però secondo me, cioè alla fine un po', di un po' ti dura. Sì. Cioè perché ne metti un po' sulle labbra la sera. Sì, sì, dai. Cioè ti dura un 10-15 giorni, secondo Speriamo. Me. Speriamo. Okay. Però a me fa capire se serve qualcosa o meno. Mm-hmm. Sempre per la doppia detersione, cioè abbiamo la parte oleosa,
e la parte spumosa. Sempre centella, però questa volta ho preso della Unique, perché avevo già usato il brand, avevo già usato questa linea, sapevo che mi trovavo molto bene. Mi piacciono tanto. Sì. So che non chi se ne frega, però. No, è importante invece. Ecco, forse però quelle robe per fare la detersione me le dovrei portare via, in effetti. Marisa. E infine la Spot Not List. Questo strano. Sono curiosa pure. Anch'io, infatti, lo proviamo in live. È un po' aperto, signor Stylemana. No, se si scherzò. Sì, sì, sicuro. Va bene. Ah, raga, questo è un big fail. Una cosa incredibile, perché è una sorta di tinta che però resta lucida. Lo proviamo lui. Lo provo così. Però mettiamoci in una bella luce. Ok. Ciao a tutti, queste sono le mie labbra naturali. Beata te. Io non so mettere... Funziona. È leggerissimo. Adesso sentivo che la devi fare asciugare così senza fare pat pat tra le labbra. Okay. Perché altrimenti va via tipo il glossy. Bello. Molto bello. Very cool. Ok, l'ho provato anch'io. L'effetto è molto diverso. Guarda, perché abbiamo sottotono diversissimo. E tu hai le labbra... Bello però, dai. No, infatti, però mi viene da fare così. Beh, anche a me, infatti, mi è un po' andato via il lucido. A me vedi più di te perché l'ho fatto tante volte. Però dai, no, è carino, dai, effettivamente. Sì. Forse lo proverei anche in altri colori. Sì. Cioè, su di me è proprio nude. Su di te pure, ma è più cioè, tira fuori tanto il marrone. È molto marrone, è vero. Forse lo prenderei tipo più malva, se dovessi sì, prenderlo. Forza. Sì, sì. Cioè più tuo nude. Così sai cosa sei tipo 90s. Rachel di Friends vibe. Ho capito. Quel marrone anni 90. Sì, quel marrone un po' anni 90. Però devo dire che in camera è stra diverso da com'è la realtà. Cioè tu non ti vedi. Brutta luce qua. Sì, ma tu non ti vedi, tu ti vedi solo lì. È molto più marrone lì di come sia dal vivo, eh. Ah, ok. Ah. E raga, se vi interessa, dopo due ore di che ne abbiamo parlato, il brand si chiama... Lo scriveremo in Juicy Lasting Lip di strava qua. Il colore è Nucadamia. Nucadamia? Sì. Com'è? Buonissimo. Ah. Madonna, ma poi sono... Guarda che grandi. Dove sei già il mio? Sì, tu puoi assaggiare questa. Prendo questo che c'è. Prendi anche un po' di... Ma prendi di più! Ma buonissima! Spaziale! No, sì.